Attrarre ciò che realmente vuoi. Penso che James Allen lo dica molto bene nel suo libro Come un uomo pensa. Ha detto che non attiri ciò che vuoi, attiri ciò che sei. Ora pensaci. Se vuoi attrarre ciò che vuoi, devi vederti già con esso. Devi capire che ce l'hai già. Prima di tutto, capiscilo bene. Nulla è creato o distrutto. Vuol dire che tutto è già qui. Se non in uno stato, sicuramente in un altro. Da dove viene l'iPhone? L'iPhone proviene da una serie di idee che i singoli hanno sviluppato nella loro mente. Hanno conservato l'idea finché non sono giunte a loro le cose che hanno permesso loro di costruire il telefono. Ma le cose c'erano già. Nulla viene creato o distrutto. Tutta la scienza, tutta la teologia lo insegnano. Se nulla viene creato o distrutto, tutto ciò è già qui. Il problema è che dobbiamo aspettare finché non lo vedremo prima di credere che ce l'abbiamo. Inizia a trattare con il mondo non fisico, con il mondo invisibile, con il mondo che non puoi vedere con questi piccoli spioni che chiamiamo occhi. Inizia a vederti mentalmente. Ti sono state date le facoltà di farlo. Usa la tua immaginazione. Vediti già in possesso del bene che desideri. Questo farà sintonizzare la tua mente su una frequenza specifica e tu pensi in frequenza. È su quella frequenza che il bene che desideri inizierà a venire verso di te e inizierai a muoverti verso di esso. Se vuoi attirare ciò che realmente vuoi, devi vederti già con esso e sapere che è solo un periodo di tempo fino a che non ti muovi verso di esso e si muove verso di te e diventi tutt'uno con esso. Ecco come si fa. James Allen aveva ragione. Non ottieni quello che vuoi, ottieni quello che sei. Devi diventare quello che vuoi. Devi capire che nel momento in cui tieni la mente in armonia con il bene che vuoi, allora ce l'hai già. È solo un periodo di tempo finché si manifesta in forma fisica. L'hai capito intellettualmente, puoi parlarne con qualcuno. L'hai appreso emotivamente, puoi condividere i tuoi sentimenti. È solo un periodo di tempo fino a quando non diventa forma. Questa si chiama trasmutazione perpetua dell'energia. È una legge, la prima legge dell'universo. Fallo, visualizzati con quello che vuoi. Sono Bob Proctor, grazie. Check us out at ProctorGallagherInstitute.com for tips, tools, and resources.